Ciao a tutti ragazzi, sono Tummy e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Rosso Fuoco Nuzlocke. Dopo aver aiutato Bill nella scorsa parte, dovremmo andare a battere Misty, però mi è venuto in mente, visto che il signor Vigile si è tolto, tra l'altro qui ti regala fossa, tra l'altro qui possiamo per passato una... il Tremors. Ti sto dicendo, ti regala fossa, non il tipo ma il... E invece non è il Tremors, perché il Tremors non ha le zampe. Comunque, fuori dai coglioni, non puoi stare qui. Sì, ma dai, fammi finire la spiegazione. Vai, parla. Dicevo, visto che possiamo tranquillamente andare avanti, in teoria potremmo andare pure a battere la terza palestra, ma noi non stiamo facendo questo. Semplicemente vogliamo andare a prendere il Pokémon che sta sotto ad Azzurro, sì, ad Azzurropoli, a Celestopoli, perché venessi, signore e signori, è il Random Time, bitch. Esatto, quindi... la metto in fossa, grazie, che può essere utile comunque, fortina. Non disdegnare fossa. Non disdegnare. Ok, a questo punto il Pokémon è chi? Sì. Percorso 5, signore e signori, pronti per il random time. Mettiamo random sempre time. Sant'Agostino, che è il migliore. Non proprio ora. Non ha più paralizzo, vabbè, però c'è sempre parassistema che non uccide, quindi. Attenzione. Oh, copriamo lo schermo. Copriamo. Solarok. Sol, è un fuoco. No, non è fuoco. È roccia psico. Però so faremo se fuoco. Sì. Lancia ci può stare, dai. Teniamo? Sì. Ok. Lo uccido con. Mega calcio secondo me non lo uccide. Non lo uccide. Guarda che ha un botto di attacco. Non lo uccide. Se muore? Se muore pago una penitenza. Bravo. Tattico. Bravo. Ok. Allora. Proviamoci. Ok, scherzavo. Dobbiamo fargli un po' di parassiseme. Parassiseme, perché altro non puoi fargli. Esatto. Bellissimo. Sì! L'abilità spora. Spora di. Ora tu. Devo spammare il Pokémon. È troppo forte questo tipo. Dovevo non usarglielo paralizzante. Parassiseme. Ancora questo turno, poi muore. Uno. 3 e 4. No! No! Non è possibile! Perché? Merda! E sei sicuro che muore? Porca puttana, raga! Vediamo cosa avremmo trovato. Non importa, fa niente, dai, non era il massimo. È sempre lui. Dai. Io. Abbiamo già un herb molto più forte. Ok, sì, va bene. Che spammo. Poi. Proprio sto fa cagare la merda proprio. Io l'ho allenato tipo il Pokémon più non si scappa. Come sarebbe? Cerca rissa. Ma è un'abilità? No, mega calcio. Boom! Ho visto tipo gli tiri un mega calcio. Sì, che è leggerissimo. Questo vola via. Vola dall'altra parte della terra. Qui, signore e signori, c'è la pensione. Possiamo lasciare un Pokémon. Attenzione, colpo di scena. Hit of scene. Mio Dio. Inglese. Non credo. Spinda. Non credi che si dica hit of scene? Non credo. È poco. È troppo letterale, diciamo. Esatto. E quindi a sto punto, da questo allegro signore, chi possiamo lasciare? Ma di sicuro non. Non Marco Polo. Marco Polo deve viaggiare. Il prossimo che prendiamo. No, ma io gli lascerei anche un Orsi, un. Capì? Ah, l'ho capito. Ne vedremo, ne se vedremo. Se è buono, se è buono. Vabbè, prima andiamo a battere la palestra. Certamente. Ok, meglio. Il tentativo di catturare il Pokémon è fallito. Ma tanto, vabbè, era un Sorok, poteva essere utile, però non è fortissimo comunque, quindi. Tra l'altro c'è sempre questo problema che più si va avanti, più magari trovi dei Pokémon rari o forti, però sono difficilissimi da catturare, quindi dobbiamo. Ma anche l'inizio. Bisognerebbe sempre portarsi qualcuno che, sai, dovremmo avere i Pokémon per la storia e i Pokémon per catturare. Ci vogliono dei Pokémon tattici per avere, diciamo, le catture più sicure, per garantirci dei Pokémon più forti. Esatto. Splash, sono il primo, ti uccido. Oh, ma anche... allora sei forte. Però coerente. Coerente, okay. Coerente. Vediamo. Coerente. Attenzione, coerente. La coerenza oggi viaggia tranquilla. Coerente, coentrao. Ok. Meridos però. Lui se la mangia la coerenza. Esatto. Vediamo se lei è coerente. No. Non è coerente. Incoerente. È incoerente, ok. C'entra un cazzo, però va bene. Splash, morso. No. Ah! Oh mio Dio! Viaggia per papà. Amore, ma stai tranquillo. Sì, devi andare indietro. Ma ammazza il mondo, lo Gary. So, ma io ho paura, sai, mi viene sempre quel senso di terrore quando. 1, 2, a 46. Sì, lo so, però a me viene paura. Può venirmi paura?
Attenzione, giochiamo col fuoco. Brivido. A me è sempre piaciuto quando si fermano, sai, a metà mentre stanno facendo il passo. Vabbè, andiamo a battere mistiche, chissà che Pokémon avrà. Sarà una merda. Gli allenatori professionisti devono avere. L'hai detto. Scusa, Misty, scusa. L'hai detto? Ah, vabbè. Incoerente eppure scarso. E il problema è che non abbiamo mosse. Azione. Mamma, è proprio forte questa Misty. Attenzione, il secondo Pokémon. Dodrio. Vabbè, vabbè, c'è andata di culo. Tripletta! Attento che tripletta è un'ottima mossa. Tripletta! Pepito Rossi! Ok, basta. È tempo di cambiare Pokémon. Cambio. Sì. Sagostino. No, perché hai messo contro lui che è un volante? Ma come fai i culi? No, mega. Sì, mega pugno. No, pugno rapido. Ma è volante. È volante normale, quindi diventa normale. Attenzione! Sì, il pugno rapido vince. Visto che logica che ho. Hai ragione. Otteniamo la medaglia cascata. Cioè, solo fino al livello 30 mi obbediranno. Oh cazzo, c'è un problema. Dobbiamo trovare un altro Pokémon. Dobbiamo andare a battere. Tanto c'è un altro Pokémon perché adesso c'è il sottopassaggio. Hai ragione. E dobbiamo andare a battere Litton. Questo che si ferma sempre in spazzato. Sì, è incredibile. Gli piace fare. Entriamo nelle case degli altri. Ma basta. Sono accoglienti quei nonni. No, siamo noi che siamo maleducati. Vabbè. Lasciamo le impronte. No, lì è stato il Tremors. Va bene. Qui serve. Sì, qui serve taglio. Sì. Ok. Al tunnel impossibile. Non è. No, è impossibile farlo al buio. No, io l'ho fatto al buio una volta. Anch'io. Attenzione, proviamo a entrare. No. Schervisk, vi chiamavo tutti. I vigili ci fermano. Vi chiamavo tutti, non si può entrare. Patente e libretto. Ma potremmo lasciare qualcuno alla pensione? Io direi di sì. Ok, allora ragazzi, andiamo a prendere un attimo Orsi. Luigi, tredicesimo. Glielo schiaffiamo nella pensione, che comunque sia Orsi. Sidra non è fortissimo di statistiche, però è buonino, diciamo, per l'abilità che ha. Perché potrebbe diventare Crasso 2. Perché anche lui ha veleno punto. Esatto. Forse ha affinità con il tipo veleno, nonostante sia un'acqua, però. E non sia un drago quella roba. Che zumpa consiglia. E diamo a questo signore. Esatto, gli consegniamo. Sì, ti pagheremo prima o poi. Travolto poi. Luigi tredicesimo al livello 13. Coincidenze? Non credo. Ok, prendiamo il sottopassaggio del metrò. Velocità incredibile. Sì, che qua dentro ci sono gli strumenti. Non per me lo ricordavo così lungo. Sì, veramente? Sì, ma non li ho mai trovati. Cioè, non ho mai serve il detector. Sì, a parte quello. Bene. It's the random time, bitch. Attenzione, di nuovo ci proviamo. No, però forse no, forse anche questo è percorso 5. Forse non possiamo. Controlla il cartello. Startup. Entro ed esco. No, forse 6. Però. Sai cosa farei? Andrei da Lanciopoli perché vendono le Mega Ball. Sei sicuro? La tua è una scelta molto saggia. Imsure. Mi pronuncia inglese molto corretta. Hitmontop. Bam. Che non è forte, vero? Calcio rumore. E non è forte. No, Hitmontop non è per niente forte. Ma è troppo equilibrato. Quel Pokémon è un po' scarso, diversa la cosa. Morsiamo. Niente. Forte Gyarados, perché mi hai fatto prendere un Pokémon così forte? Non c'è gusto, cioè. Ci sta. Scusa, abbiamo lavorato, abbiamo sudato per far salire di livello. Ecco, poi io mi chiedo, dovremmo subito battere Little Surge perché. Cioè, ci manca poco al livello 30. O se no lo battiamo con quelli che troviamo. Sì. Questo va a Butterfree, te lo ricordo. Aveva? Butterfree. Sì. Della stronzissimo. Un Butterfree che confondeva, addormentava, paralizzava, faceva di tutto di come una merda. Ok, gli ultimi due allenatori. Puoi balzarne uno, sì, puoi dici? Farlo. Sì. Yes. So tutto. Neanche solo tu. Whiscash. È molto usato Whiscash. Sarà la seconda o terza volta che lo vediamo. Sì, perché è un Pokémon più che altro culato che appare a tutti gli allenatori. Però. Whiskash io me lo ricordo solo perché c'è nel. Lo sai che un mio amico ha trovato Heracross in cristallo? Pezzo di merda. Digli il pezzo di merda. Gli ho fatto, fagli lo screen che poi lo faccio vedere a Super Tummy. Esatto. Lo conosci, il dottor Barchi. Ah, il dottor Barchi, sì, so chi è. E questi diranno anche i nomi incredibili che hanno i loro amici. Salutiamo il dottor Barchi. Esatto.
Ok. Beh, siamo arrivati. Comunque è stato un culato. adesso. Merda, pensavo le vendessero le Megaball. Ma forse si trovano in giro, però non c'ho voglia. It's random time, bitches. Forse. Quante Pokéball abbiamo però? Prendiamone qualcuna magari però. Guarda che qua abbiamo tre posti dove fare. Esatto, quindi prima di finire la parte cattureremo il mondo. Forse. Ok, allora, qui. Attento, spostati. Allenatore, ok. Tanto poi andiamo a sfidarli con i Pokémon. Andiamo qui in questo cubetto, mi ispira questo cubetto. Sì, questo cubetto ispira. Questo cubetto ispira. Random time, random time. Cubetto! A parte che magari lo spremo sbagliato. Swinub. Bah. Non è male. Kyloswine. Non è male. Non c'è il mammut, però. Ci può stare, dai. Sì, sì, io lo quoto. Io personalmente. Lo quoti, va bene. Zumpa lo quota, quindi. Quindi ha liquota. Parassiseme, e andremo avanti così perché. No, abbiamo Marco Polo. Indeboliamolo con Marco. Abbiamo Marco Polo. Marco Polo sa addormentare. Se muore? Ma che cazzo muore? Intanto non ce ne frega niente, dici. Tanto abbiamo. No, dolce bacio. Mi sono sbagliato. Si confonde, vero? Sì. Sempre stata sul culo la mossa dolce bacio. Quella robina lì che angioletto. E poi ti confonde, è stronzissimo. Però adesso cambierai di nuovo. Tra l'altro una cosa che ho fatto caso, che volevo dirtela, giusto per entrare un po' nel creepy, è che la mossa maledizione sai che io sto giocando sul cellulare a Cristallot con i miei amici. E la mossa maledizione in Cristallo viene lo sprite di Miss Fortune, che ti avvolge, fa una cosa. Veramente? Ah, è lo sprite di Miss Fortune, hai ragione. Attenzione, misteri nel mondo di Pokémon. Intanto abbiamo però catturato Swinub, che lo soprannomineremo subito. Mai a caso. Vediamo. Porco rosso. La crisi demografica, qui non ci sono la nomi. Peste, mi sa che non ci sono nomi nella crisi demografica. Andiamo un po' avanti. L'economia della crisi. Vaffanculo. E qui non ci sono personaggi, andiamo avanti. In Francia, Etienne Marcel. Etienne. Che cazzo è questo? Etienne. Saint-Étienne, la squadra di calcio. Etienne. Non so se il nome è Etienne o Marcel. Magari era una città, che ne sai. Vabbè, ormai si chiama così. Perfetto. Etienne, abbiamo Etienne, signore e signori. Dopo sfideremo ovviamente gli allenatori, tutti quelli che abbiamo saltato anche sopra. Abbiamo ancora due random time, lo sai. Ok, prima di tutto curiamo. Andiamo, sono curioso di vedere nella grotta Diglett di chi è diventata la grotta Diglett, perché sai che alla fine i Pokémon sono due. Uno è Diglett e uno è Dudrio. Chi è il padron della grotta Diglett? Lo scopriremo ora, subito. È vero, c'è anche la grotta Diglett e poi c'è il posto di. Però sono curioso di vedere la grotta Diglett. Entriamo nella grotta Diglett e proviamo subito le catture mistiche. Grotta Diglett, il nonno, ciao nonno. Io penso fossero bambini questi una volta. Adesso mi sembra un ciuccio la barba. Starta. Metti primo qualcun altro. Hai anche ragione. Tipo lui. Attenzione. I misteri della grotta di Diglett qui. Che non è più di Diglett. Esatto. La grotta di scopriremo di chi è. Oh mio Dio. Copriamo. Attenzione. La Madonna. Non possiamo. È diventata la grotta Kyogre. Non possiamo. Fuggiamo. Questo non però, vale, quindi possiamo catturare un altro. Però chi è l'altro? Dobbiamo trovare l'altro. Ok, quindi sarà pieno di Kyogre. Però uccidiamolo, minchia, da un sacco di esperienza. Merda. È forte però. Oddio. Io direi che non è una buonissima idea. Ce la facciamo. Perché se ce la facciamo. Il Cristo a questo Kyogre ci apre come una scatola di. No. Scherzavamo. Invece non scherzavamo. Attento. Se ci colpiamo da soli. Non muoies. Abbiamo rischiato parecchio. Ce l'ha fatto anche tanto, cazzo. Kyogre di merda. Non so neanche se possiamo. Avevo detto. Ok, abbiamo incontrato la grotta Kyogre. Quindi, signore e signori, è un po' rischioso avere Kyogre lì dentro. Immagini che lì non ci stanno neanche. Ti immagini che escono dalla terra solo il muso. Io poi non c'è l'acqua, quindi rimbalzano. Fanno un bordello della Madonna perché mi saranno 5 tonnellate l'uno. Vabbè. Qui è niente da fare. Proviamo a cercare qualcuno. Solo Kyogre, vabbè. Vediamo, troveremo prima o poi un. Si fugge? Cazzo. Mi sa che la grotta Kyogre sarà. No, cazzo, raga. No! Fuggi!
vogliamo continuare? Ho paura di no. Chi può fuggire più facilmente tra questi? Ma più che altro perché ci mettiamo 3 ore, okay. Dovremmo trovare il... Ci proviamo. No, ci va 3 ore a trovare Dagrio, dai. Oh mio Dio, la bellezza! Dobbiamo catturarlo. Dobbiamo catturarlo. Io ti uccido se non lo catturi, lo sai, vero? Anche a me ispira, Drago. Attenzione, fuga! Di quella merda, devi catturarlo. Allora, calma tutti. Calma. Ce la possiamo fare. Allora. Sant'Agostino. Io mi incazzo se non lo catturiamo. Usa mega assorbimento che non è molto efficace. Sei sicuro? Sono sicuro. Anche pugno rapido non è molto efficace. Ma io... No, è normale perché anche... ho paura di quel pugno rapido. Vai. Va voglia. Sa già usare Tornado. Vuoi prendere un pugno rapido così? Hazard. No, non azzardiamo. Intanto... Dai, spora, fai il tuo dovere una volta. Tu lo sai che tanto è una merda Dragonair. Cazzo dici? Fino al 55 tenerti. Ma chi se ne frega, è forte lo stesso. È un drago, stai scherzando. No, insomma è il mio Pokémon preferito, però obiettivamente è una merda. Non... Da allenare una chiavica. Vuoi... Continuiamo? Certo. Sei brutto qua al punto. Tenteniamo. Ti faccio un coro male. Ok, ci siamo signori. Pokéball 1, 2, 3 e 4. Sì! Mano al libro di storia. Mano al libro. Questa è una cattura storica. Un nome di merda, tipo sì, Giuseppina la femmina, lo sai. Giuseppina la Massara. Ok, abbiamo trovato. Vuoi dare un super... No, è uguale, chi se ne frega, il nome che esce lo prendiamo. Riforma dell'Europa del Sud, protesta. Schoenfurt. Ma no, quella è una città. Schoenfurt. Ma no, Prussia è una regione. Aspetta, sempre nello stesso capitolo. Questo Lutero. Ma Lutero non va. Ma dai, dai. Questa tipa qua. Questa tipa qua. Chi è? È una sforza, mi sa. È una tipa. È una sburga. No, ma glielo dico, te lo dico io come si chiama. Si chiama. C'è scritto da qualche. Attenzione, no. Signori, stiamo cercando il nome. Cioè, di questa... Giovanna d'Arco. Giovanna, non ci sta però, va bene. Non importa, Giovanna. G.D'Arco. Sì, quindi. Ci sta tutto. No, aspetta. Sì, tutto ci dovrebbe stare allora. D. Apostrofo. No. Non c'è l'apostrofo. Sì, è nell'altro, è questo. Questo, sì. Giovanna d'Arco. Che merda. G.D'Arco. Bene, ora usciamo prima che ci uccidano i famigerati. Tra l'altro è al 18, ho visto male. Via, sì, è al 18 ed è anche forte. Ma perché il Dagrio sarebbe grandioso. No, non può essere il Dagrio. Un Dagrio al 18 non esiste. Sarebbe uscito al 32, lo sai. O al 30, quei livelli lì. E allora c'è qualcosa che non va. Non importa, non ci torneremo mai più nella grotta chiosa. No, veramente ci dovremmo tornare poi per passare. Però useremo di repellenti. Esatto. Bene, ora it's di nuovo third random time. Usiamo Giovanna d'Arco per catturare, perché può usare. Guardate che bello, guardate la bellezza. Che bello. Con queste perle, queste. È a tua onda. Tuon onda, tornado. Ah, possiamo usare tuon onda, buono. Quello ti dicevo. E allora mettiamolo primo. E attenzione, pronti alla cattura. Ridendo e scherzando ci sta venendo un team. Questo si gira? No, non si gira. Ok, pronti? Random. Copriamo time. Random time. Nidorina. Abbiamo la pietra lunare che tu non volevi prendere. E ora ci prendo. È tipo enorme sto collo. Sembra un dinosauro vedendolo così. Guarda che è lungo, Giovanna d'Arco. È un po' bimbo detto onda. Così, vabbè. Tua onda. Attento che Nidorina è un'altra di quelli che... Tornado della tribù di Quillfish. Tornado. Prova, ho paura. Magibot? No, prova tornado. Ma ce lo uccidiamo. Non lo uccide. Magibot! Almeno lo uccidi. Visto? Brutto colpo è uscito, eh. Visto? Ancora di più ho ragione. Però poteva uccidere. Vabbè, andiamo! Dos. Tres e poi c'è il Katras. Easy. Ok. Mano al libro di storia di nuovo. Ancora. Prima quello lo tirerò fuori, perché ogni volta prenderlo mi rompo. E anche lei è una femmina, quindi. Ma a caso, chi se ne frega, il nome che esce lo prendiamo.
Attenzione! No, dai, un nome femminile, dai, facciamo. Giriamo pagine finché non lo troviamo. Worms è una città. Cazzo, ma non ci sono donne nella storia. E qui è sempre Lutero, basta questo Lutero. Ginevra. Dove l'hai letto? La vita quotidiana a Ginevra. Ginevra è la città Ginevra. Non mi interessa. Chi è questo delinquente? È un papa, non è un delinquente. È un delinquente. Ce la faccio da delinquente. Stiamo cercando un nome, ragazzi, perché Zumpa sta aprendo il libro così a caso, con sfogliate. Guarda, la regina Antonietta. È vero, eccola. Antonietta. Ci credono tutti. No, Antonietta, alla pagina 68. Esatto, Antonietta, quindi. Che nome di merda, tra l'altro. Che succede? No, no, non diamogli confidenza. Non ci sta neanche. Antignè. Vabbè così. Antignè. Non ho voglia di cantare. Antignè. Anto. Nie. Ta. Oh. Al PC di Bill un cazzo, perché si è finita nel cimitero. Ah! La sfida finale. Azorus. Perché anche perché. Esatto. Oh mio Dio, una lotta tra draghi. Tornadalo subito. Boom. Tornadalo prima che lui lo faccia. Boom. Il boss. Ah, avevo detto un bot. È ovvio. Ok, io ho visto una Pokéball. Sì. Apropriamoci. Semia, la sveglia. E a proposito, è meglio evolverlo subito, Nidorino? No, forse dopo un po'. Io lo evolverei subito, invece. Dici? Io l'ho sempre fatto. Ok, quindi a questo punto schiaffiamo nel box. Allora riprendiamoci. È un po' scarso. Antonietta. Vabbè, poi vedremo. Abbiamo anche Swinub. Abbiamo anche Swinub. Abbiamo un signor. Ma signora squadra, decideremo poi più avanti chi allenare, chi non allenare. Innanzitutto facciamo evolvere Antonietta. Che cazzo fare, eccetera. Quindi evolviamo Antonietta con. Dov'è la pietra lunare? Eccola qui. Ne abbiamo addirittura due. Inutile. Poi non ho mai capito sta cosa perché c'è la vita. Non ha senso. Antonietta. Attenzione, cosa Antonietta si sta evolvendo? Neanche il tempo di fare una lotta e già si evolve. Attenzione, le cellule si velocizzano. Esatto, ed ecco a voi. Con le pupa al vento. Esatto, Antonietta. Ok, direi che possiamo salvare, quindi se la parte vi è piaciuta lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e io vi saluto. Ciao! Yeah. Sempre più powerful.